Presidente, la Commissione ha ripreso il lavoro sul fenomeno delle navi dei veleni. A che punto siete? Ci sono delle novità rilevanti? Uno, la desecretazione di alcuni documenti su cui stiamo ancora lavorando. Due, abbiamo deciso di fare due sequestri in casa di uno, diciamo, degli attori importanti di quella vicenda, che era la dottoressa Cesarina Ferruzzi, che per conto della Monteco caricò parte di quelle navi con rifiuti. Lei crede che oggi sia possibile rintracciare alcune di quelle navi che hanno svolto questi traffici? Non escludo che ci siano stati affondamenti con all'interno rifiuti pericolosi. Ma ritengo anche che tutta questa vicenda abbia avuto un'enfasi particolare in un momento in cui si stavano indagando altre questioni che io ritengo molto importanti. Quali? Che sono quelle legate alla connessione tra il traffico d'armi e il traffico dei rifiuti, prevalentemente rifiuti di aziende di Stato. È molto più suggestivo, no? Magari erano dei vettori di trasporto di armi e rifiuti, piuttosto certo, che essere affondate andavano a destinazione. Non è detto che siano state affondate, ecco, questo voglio dire. Lì c'è, insomma, a un certo momento la Montedison formò una società ad hoc, che era appunto la società Monteco, proprio per gestire i rifiuti pericolosi industriali, che fino ad allora erano sempre andati su rotte straniere. La Montedison è un'azienda di Stato all'epoca? All'epoca era un'azienda di Stato. Il primo a parlare delle navi dei veleni fu Francesco Fonti, che è il pentito di 'Ndrangheta, morto nel 2012. Ci sono però altri due pentiti, Emilio Di Giovine e Stefano Carmelo Serpa, che hanno parlato anche di questo fenomeno. Li ritenete attendibili? Avete intenzione di riascoltarli in commissione? Noi nella scorsa legislatura abbiamo dato abbastanza credito alle dichiarazioni di Fonti. Nella pratica non abbiamo mai avuto nessun tipo di riscontro concreto. Certo è che questo è vero, che alcune dichiarazioni che lui ha fatto sono state dette da altri personaggi che magari con Fonti non avevano avuto rapporti diretti, quindi questo fa pensare che pezzi di verità siano state raccontate. Di Giovine e Serpa sono ancora vivi? Credo che abbiamo ascoltato anche lui, se non mi sbaglio, perché siamo però arrivati a un punto dove l'avvocato di queste persone ci sembrava essere al calciomercato, quindi ci veniva proposto un pentito ogni settimana e quindi abbiamo giudicato questa situazione non una situazione seria. Intanto bisognerebbe sapere esattamente dove sono finiti questi rifiuti, che ripeto, presumo siano stati in gran parte rifiuti industriali, anche rispetto al materiale contenuto in altre navi, tipo la Karen B, e c'è sempre stato assicurato che gli smaltimenti sono avvenuti, ma in realtà ricordo che queste operazioni furono tutte secretate a suo tempo, da parte anche delle protezioni civili dell'epoca. Si sono fatti milioni di ipotesi e milioni di considerazioni sull'affondamento delle navi, ma non ci si è mai soffermati su capire veramente quante tonnellate sono partite e quante e dove sono state smaltite. L'Italia non aveva, così come altri paesi, ma parliamo dell'Italia, impianti per smaltirli e quindi dovevano per forza andare in altri paesi, e qual era il contraccambio che veniva dato concreto? Armi, magari o erano armi o erano soldi.